Buonasera, bentornati a Risolto Giallo dalla vostra Alessia Sorgato. E buonasera dal vostro Niccolò Mazzavillani, che d'ora in poi sarà Mazzavillani. Ma in questa puntata, una puntata speciale, siamo vestiti come pagliacci per un motivo sensato. Natale! Puntata natalizia! E infatti oggi. Siamo qua, invece di essere altrove, siamo qua. No, in realtà siamo molto volentieri qua e abbiamo una novità. Oggi non parliamo di Esatto, ma parliamo di film e serie TV, però libri. E lo facciamo in un modo che rispetta le leggi sul diritto d'autore. esattamente, ma tra le altre cose, non saranno film o serie TV su Natale, perché noi comunque ci chiamiamo Risolto Giallo, quindi saranno film o serie TV dal tono thriller, giallo, poliziesco, drammatico, drammatico. Però vi abbiamo detto, prego Mazzavillani, tocca a Sì, lei. Vi abbiamo detto che lo faremo in una maniera molto particolare e vuota. vuota. Ah, Però per ok. far vedere, per Per far vedere che non ci sono trucchi. far capire di che cosa si tratta, noi disegneremo o cercheremo di far capire all'altra persona di che film o di che serie stiamo parlando, semplicemente disegnando o scrivendo qualcosa di caratteristico di quel Hanno film, capito, di quella serie. hanno capito. Hanno Giochiamo agli capito. indovinelli, come tutte le Importante essere famiglie chiari e i nella gruppi di vita. amici il 26 di dicembre. Allora, Avete adesso io presente disegnerò il mercante in qualcosa. fiera? Noi Vediamo. facciamo risolto giallo. Gioco. Sei già Questa è perso. bella. Sei già perso, aiuto. Io devo indovinare. Questa non è affatto facile. Questa non è facile. La Sorgato non ci arriva. Infatti, però aspetta. Ce l'ho! 36! Perculata. Si tratta di 36 Quai des Orfèvres, ovvero un thriller poliziesco francese ben del 2004, Donne moi le chaussettes. con Gérard Depardieu, Daniel Teille, e c'è anche la Valérie Olino tra le altre cose. Un noir poliziesco molto intenso, non vi nascondo che è uno dei miei film preferiti, questo, più di una volta l'ho riguardato. 36 Quai des Orfèvres perché fa riferimento appunto alla via dove c'è la polizia giudiziaria francese e tratta la storia di questa rivalità tra questi due agenti di polizia. Per diventare capo, poi ci sono tutte delle sottotrame veramente cruente, ma vere, vere. Il taglio poi è molto dark, molto scuro. Un film non da vedere a Natale, perché magari sai, per essere un po' di depressione, c'erano omicidi e cose, pugnalate alle spalle, tradimenti, dei dialoghi bellissimi, delle colonne, una colonna sonora bellissima, altrettanto bella la regia e un cast veramente straordinario. Hai finito di disegnare, Sì, te? e tu chiacchieravi. Ecco qua, questa è la mia offerta. È una macchina con Justice League, ma Justice League non è un thriller surrogato. Una macchina? Cos'è? Non Adesso la so, forma non lo non so se so, va cioè, bene. vabbè, non lo so, la macchina non la saprei identificare, non saprei identificare quella macchina. Che macchina è, Sì, vabbè, l'ho surrogato? disegnata a mano. Vabbè, questo è per me The Lincoln Lawyer. Ah, ma ho capito adesso, The perché Lincoln c'è Palazzo Lawyer. della Giustizia con la macchina. E parlaci un po', che cos'è questo Lincoln Lawyer? Allora, io non so in che anno è stata girata, non so in che anno è stata È scritta, stata non era una serie recente, te lo me ne dico frega già. niente, francamente. Però l'ho vista tutta. È la storia di un eroe che è un avvocato che, come tutti gli eroi, secondo gli schemi classici della sceneggiatura, soprattutto americana, ha una ferita esistenziale. Questa sua ferita è un brutto incidente in surf, perché tutto questo è ambientato a Los Angeles. E purtroppo da quell'incidente di surf lui è uscito molto malconcio
E la sua vita è andata abbastanza a rotoli, quindi ha perso la moglie che se n'è andata, ha perso la figlia e soprattutto ha perso la capacità di rimanere fermo in un posto, nello studio legale. Lui riesce a lavorare soltanto in macchina. Quindi tutti gli episodi di questa serie, che è una miniserie, si svolgono prevalentemente a bordo della Lincoln o delle Lincoln, perché suo padre, che era un grande principe del foro, ne aveva una collezione. È una serie leggerina che può essere simpatica se vi piace il legal drama all'americana, però risente del fatto di essere estremamente hollywoodiana, perché c'è la bambolona parruccona con i riccioli d'oro, lui che è il protagonista, è un gran bleffatore, i casi li risolve sempre con un trick che forse è poco aderente, per chi come me la professione la svolge veramente dà un filino fastidio che questo qua lavori in questa maniera, ma è divertente. Detto questo, passiamo alla prossima. Mamma difficile. Quella è una scatola, eh? Già questo è un aiuto. Ok, coi numeri. Che c'è nella scatola? Che c'è nella scatola? Che c'è nella scatola? What's in the box? Che c'è nella scatola? What's in the box? What's in the box? Vabbè, sì. Non ne so nulla, racconta. Ma stiamo parlando di Seven, thriller bellissimo, sorgato, che ti consiglio vivamente di recuperare se non l'hai mai visto, con Brad Pitt, certo. Morgan Freeman. L'hai già visto? Ma sì, ma come cavolo, se tu bellissimo avessi fatto tutti i numeri tranne il 7 l'avrei indovinato. Bisogna anche saperli fare, indovinelli. Vabbè. C'è una scatola, ti dicevo, che c'è nella scatola, what's in the box? Vabbè, parliamo di Seven. Thriller, anche questo uno dei miei preferiti, con, dicevo, Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey, in un ruolo in cui non mi soffermo tantissimo, perché non vorrei fare degli spoiler, dare dei suggerimenti. Un thriller dove ci sono due detective che devono investigare su una serie di omicidi che richiamano i vizi capitali, ed è un thriller veramente cruento, forte e con un finale sconvolgente. Neanche questo è un film che consiglierei effettivamente di vedere a Natale, perché insomma già ho sollevato due film. La Sogato è più una serie per famiglie, invece io sono più cattivo, cioè 36 Qualities of Fair, 7, poi vedrete quali altri mi troverò fuori, cioè, per dire. Finito di disegnare. Sì, questo è difficile. Una spiaggia, con una barca e un sole che piange. Non piange, ma è triste. Bravissimo, quasi. Guarda cosa c'è nella mappa. Vulcano. O vulcano, tagliamo. Va bene, proviamo. Lezione di geografia. Che vulcani abbiamo in Italia? Vesuvio. Bene, fermo. Quindi è ambientata a Napoli. A Napoli. Non lo so, ti giuro, non lo so. Queste sono. È l'iconografia perfetta per la storia di Vincenzo Malinconico. Vedi, non ne azzecchiamo né una. L'avvocato di successo. Questa è una serie nostra, è tutta italiana. Italiano l'autore, italiani i libri, italiana l'ambientazione, italiana la produzione televisiva, italiano il cast. E che cast, che cast. Abbiamo Massimiliano Gallo, già visto in I Matataranni, era il marito. Ma dov'è il gessetto? Dov'è il gessetto? Hai perso il gessetto? Non giochiamo più, signori, abbiamo perso il gessetto. Eccolo qua, dov'è il gessetto? Scusate. Abbiamo la Saponangelo, già vista nella Mano di Dio, moglie di Servillo, mamma di Sorrentino. Abbiamo Michele Placido, insomma, una bella serie. Perché mi è piaciuta e perché ve la consiglio? Intanto perché è nostra, è un prodotto nostro, e poi perché ha
una fascinazione interessante che può portare dalla celluloide, dalla scena, ai libri, e io questo ve lo consiglierei vivamente, perché i libri di De Silva, che è l'autore, sono molto ma molto più belli. Voi sapete che spesso purtroppo accade questo, che la trasposizione cinematografica ci lascia perplessi, e nel caso della serie di Vincenzo Malinconico è ancora più vero, perché De Silva fa fare al suo personaggio un qualche cosa che poi nell'azione tipica dello sceneggiato manca, cioè lo fa pensare, riflettere. Allora, questo devo ammettere, ti do un suggerimento già io, perché qui ho avuto delle difficoltà io a disegnarlo. Ma cos'è? Allora, questo qua ti dico che è un libro. E vabbè. Questo qua è un libro? No, vabbè, sul libro va bene. Cerca, è un libro, ok? Sì. È una serie incentrata un po' sul mondo dell'editoria. Un film, no, sbagliato, scusate, una serie centrata sul mondo dell'editoria. Fatto bene, devo dire, una serie Sky. Mi aiuti? Sky, io non ce l'ho Sky. Ah beh, allora non lo puoi indovinare. Mi aiuti? Si tratta della verità, si parla di verità. Ah vabbè, no, ho letto il libro, Henri Quebert. Bellissimo. Joel Dickers. Questo, signori, è una serie, una miniserie da recuperare assolutamente. Io purtroppo non ho letto il libro, mi sono bruciato subito la miniserie, e devo dire, a parte la sigla che è bellissima, è una cosa che non ci dà peso nessuno, però devo dire che la sigla nelle miniserie ha il suo perché, e devo dire che la sigla della verità su casa Henri Quebert è molto bella, mi è piaciuta molto, come mi è piaciuto moltissimo anche il personaggio interpretato da Patrick Dempsey, che appunto è Henri Quebert, ma tutte le vicende legate a questa storia sconvolgenti. Poi sono quei thriller che a me piacciono tantissimo, vero? Che già in una precedente puntata lo avevo detto, ambientate in piccole realtà, in piccoli paesi sperduti nell'America, dove l'omicidio accade proprio lì, e quindi l'assassino è uno del paese. È uno di loro, un po' camera chiusa, no? Non può che essere. Esatto, e quindi è suggestivo, ti tiene incollato per sapere, ma chi sarà l'assassino? Tra l'altro, Joel Dickers, che ha avuto un successo planetario con questo libro, parliamo dell'epoca del libro, poi ne ha scritti degli altri che sono un po' come Guerre Stellari, il prequel, il sequel. Ah, questo non lo sapevo. Sì, 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 adesso c'è il caso di Amanda, qualcosa, beh, comunque c'entra. Ottimo, peccato che io non ho Sky. Tra l'altro, se no, il regista, ti dirò di più, sai chi è il regista? Jean-Jacques Annaud. Ah, mi pare che sia. Lui è il regista nel Nome della Rosa. Quindi non è che stiamo parlando di. Veramente bella, con un finale anche che chiude proprio il ciclo della storia di quest'uomo. Bello, bello, bello. Che è? Tris, bellissimo. Anzi, scusate. C'è una balena. Bravo! Sì, aspettate un attimo che vi faccio vedere anche a loro. Bravissimo, è una balena. Aspetta. È una balena, è un piatto di. Stop. I voltini, ravioli. Più o meno, più posso o meno. Posso capire. Perché dovete capire che su questa serie ci ha menato un botto, l'avvocato O. L'avvocato U. La straordinaria avvocata U. Mamma mia, questa vi dico che è l'ultima serie di cui vi parlo stasera, perché come questa ne avevo preparato un'altra e non ve ne parlo, perché questa è veramente bellissima. Allora, come si intitola? Non lo so dire in coreano. Non ho voglia di dirlo in inglese, ve lo dico in spagnolo, perché io l'ho vista in spagnolo, perché non è tradotta in questo momento, ve la cuccate o in coreano o in inglese o in spagnolo. Ma quindi, ci sono i sottotitoli in italiano? Certamente, in spagnolo è La straordinaria avvocata Hu. Chi? Ma chi è? Chi lo sa? Carino, è un amore. Allora, siamo a Seul, c'è questa ragazza autistica, ma è nello spettro di Asperger, quindi è sul geniale. È una ragazza che fin da piccolina ha dato
prova di essere appassionata di legge, addirittura il papà, per riportarla a casa un giorno che fa un capriccio, le snocciola tutti gli articoli del codice penale che la bimba starebbe in teoria violando. E quindi, oltre ad essere molto grazioso perché è inclusivo, perché lei riesce a entrare in una grande law firm coreana, è interessantissimo perché intanto loro sono civilisti. Quindi, se ci pensi, rispetto allo schema classico del noir, del giallo, dove c'è un morto, dove c'è... Sta per cadere il gesso. Dove c'è un morto, dove c'è un'indagine, lì sono casi di diritto civile, eppure riesce ad essere appassionante come se fosse davvero in un commissariato di polizia. Ma le serie coreane sono carine nel loro storie, anche le storie romantiche, anche i film francesi, uno non si direbbe, ma i film francesi, per quanto ci possa essere dell'astio, sono fatti bene. Le commedie francesi sono spassosissime. Giù al nord, La cena dei cretini, ce ne sono tantissime commedie francesi da recuperare, anche qualche thriller. L'ultima missione, non so se l'hai mai visto, sempre con Daniel Auteuil, un thriller molto forte. L'ultima missione okay. è fortissimo stasera. Un thriller che a me ha dato fastidio, ma è bello, nel senso che mi ha sconvolto. Comunque, torniamo a noi. Questa è l'ultima serie di cui vi parleremo. Parlo io, sì, perché ne è ancora una. No, basta, ho detto che non ne parlavo d'altro perché con la Hu ho... Hai finito? Ho toccato... E questo è facile, arrimo, anche perché me ne hai fatto una cava tanta, Mr. Robot! Sì ragazzi, Mr. Robot, serie che tra l'altro, mannaggia a me, ho finito poche settimane fa. E ti senti orfano? Poche settimane fa e devo dire che mi ha sconvolto. Allora, devo dire la verità, non è una serie per tutti, ha bisogno del suo tempo per poter essere apprezzata veramente bene, la prima stagione è fantastica. Ma sbaglio, l'attore l'ho già visto? È Rami Malek, Bohemian Rhapsody, è il cattivo di 007, ma adesso la lasciamo, aspetto. Però questa è la serie che l'ha proprio lanciato come attore, i temi sono molteplici, molto criptica in alcuni punti, ma si riesce a seguire. Ci vuole la giusta attenzione per seguirla questa serie. Un thriller sul mondo digitale, il mondo degli hacker, chi tira i fili del mondo non è Dio. È Mr. Robot. No, non è neanche Mr. Robot. Vabbè, cioè, è molto molto interessante con i temi anche che affronta. Ottimo cast, storia molto avvincente. Che dire? Questa è una serie che bisogna prendere sul tempo, quindi non da guardare, che ne so, dopo aver fatto il pranzo, la cena di... il pranzo della vigilia e la cena di Natale. Perché, tutte e due. Perché si finisce a un certo punto... Detto questo, visto che voi avrete tutte le vacanze di Natale per vedervi le vostre serie, per leggere i gialli di cui vi abbiamo parlato in questi mesi, per andare a rivedere le puntate che sappiate, ritrovate sul sito di Milano News, su YouTube e sulla pagina Alessia Sorgato Legge, esatto. C'è un'ultima cosa da ricordarvi. Che andiamo via, cioè basta. Signori, ve lo ricordate cosa vi abbiamo detto quest'estate prima di salutarvi, prima di andare in vacanza? Vi abbiamo detto: forza con questi racconti, scrivete voi. Giusto, hai ragione. Perché noi vogliamo leggervi, quindi... E vogliamo chiamarvi anche qua. Tra l'altro, chi vincerà viene qua. Quindi... Siamo già noi che facciamo i buffoni, venite qua, raccontateci, parlateci di voi, delle vostre storie, del vostro quartiere, del vostro quartiere di Milano, di cosa vi ha portato a scrivere quella storia, tutti aspetti che con i nostri ospiti vengono sempre fuori ed è sempre un piacere ascoltare ed è interessante vedere come le varie persone, in base alle riflessioni che possono essere anche diverse, però arrivano a creare qualcosa di comune, un libro, un racconto, una storia. E noi vogliamo che qualcuno un domani dica: ho scritto questa cosa perché me l'hanno chiesto Mazzavillani e l'ha Sorgato. Vabbè, però non mettetelo nel curriculum, non fa buona figura. Buon Natale a tutti! Buon Natale!
Tanti auguri.